io ho sbagliato, me ne prendo io le colpe, ma come sempre, cioè non è che, lo sai, quando ti inizi questo lavoro, lo sai prima, non è che poi ti puoi meravigliare e dici, oh ce l'hanno tutti con me, lo sai, quindi io do per scontato che ogni volta che perderemo, le critiche saranno rivolte a me, però un conto è dire Lucarelli, è un'opinione, che io non la contesto, poi posso venire qui e ve la spiego, non mi vengo a difendermi, ve la spiego, vi dico come ho pensato, semplicemente e umilmente. Però ditemi che non ci capisco niente di pallone. Io mi hanno girato delle cose che io poi faccio anche un appello, non me le girate più, perché poi io poi sono me stesso. E poi se sono me stesso, più qualcuno gli do un cazzotto nella testa. Allora, non me le girate questi video, queste cose di quello che dicono di me, perché non mi interessa, non mi fate un favore, mi fate un danno. No? Però senti dire, da gente che non mi conosce, da gente che non ha mai assistito a una conferenza stampa, che sono presuntuoso, che sono permaloso, che sono arrogante, che sono un pessimo comunicatore. Io onestamente ho lavorato in 22 città, ho fatto il calciatore e ho fatto l'allenatore, non mi è mai successo di sentirmi apostrofare in questa maniera. Se volete si fa una chiacchierata da bar, ve le dico io quelli che sono i miei difetti. Sono un rancoroso, non permaloso. Almeno, penso Lorenzo, ma ormai... È peggio! No, assolutamente è peggio. Cioè, io conosco, però io dico, ragazzi, va bene tutto, perché il calcio è lo sport più bello di tutti, ma ha una capacità straordinaria, il calcio, me compreso, che ci tira fuori il peggio di tutti, a noi, ci tira fuori il peggio a tutti. Però io sono qui a fare l'allenatore, insomma non sono qui a fare il sacerdote o il sindaco o il santo o il filosofo, io faccio allenatore. Ovviamente come tutti avrò anch'io i miei pregi e i miei difetti, anzi forse ho più difetti che pregi, però da andare lì e parlare di Lucarelli, per criticare Lucarelli persona, cioè Lucarelli padre di famiglia, Lucarelli marito, o ricevere messaggi su Messenger che mi dicono che ho venduto la partita, cioè onestamente a me dispiace. Io ho anche scritto a questa persona su Messenger, ti aspetto alle 9:30 giovedì mattina a questo bar. Io ci sono stato alle 9:30 al bar questa mattina, questa persona si è presentata. Giusto per i difetti di Lucarelli, no? E se volete si fa una chiacchierata da bar, io vi confesso tutti quelli che sono i miei difetti. Però, ripeto, con moderazione, io non ho ammazzato nessuno. Faccio delle scelte, mi pagano per fare delle scelte, le faccio secondo quelle che sono... Le situazioni